in questa città se ne cominciare a rispettare le regole. E io non aspettavo. Avete capito? No. Ieri abbiamo fatto un bando. Chi può partecipare partecipa al bando. Ha finito il tempo che in questa città ognuno ha chi lo cavò. Non ha intenzione di arretrare di un passo il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro. L'edilizia popolare è ferma da anni nella città della Piana, bloccata nei meandri delle case lasciate a se stesse, diventate inagibili, e di quelle occupate non censite dall'ATERP. Sabato sera quella andata in scena è stata l'ennesimo episodio di disperazione. Sei famiglie hanno rotto a colpi d'ascia le recinzioni degli alloggi di edilizia sociale di via Cianflone e si sono introdotti all'interno, tra di loro anche una minorenne incinta. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, ma il problema rimane. Questo hanno mandato loro, l'hanno mandato a luglio 2016, al 2015, perché io appena eletto ho detto mettiamo ordine, ed è tutto sbagliato purtroppo, questa è la realtà. Quello che il primo cittadino mostra è l'elenco degli alloggi popolari datogli dall'ATERP al momento del suo insediamento, un elenco corposo che conta più di 100 alloggi liberi, ma solo sulla carta. Ecco perché contenere la disperazione delle famiglie, i margini di legalità, diventa un'impresa ardua ma doverosa. Noi non possiamo tollerare che in questa città vi possa essere la legge del più forte o la legge della giungla, quindi era un atto dovuto, pur essendo ben consapevole della disperazione assoluta che ha mosso queste famiglie ad andare ad occupare abusivamente gli alloggi. Io spero e mi auguro che in tempi brevi questa città sappia dare delle risposte a queste esigenze abitative anche a coloro che ieri si sono visti costretti a quest'atto drammatico. Tiziana Bagnato per la CNews 24.